Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, unico contenuto di giornata, tardo pomeriggio, perché la sfida di ieri Juventus-Lecce, della sfida di ieri Juventus-Lecce, credo si fosse detto praticamente tutto subito nel post-gara. E quindi non c'è tanto di più da aggiungere rispetto a quanto abbiamo analizzato anche qui sul canale. Ma arrivo perché credo che invece ci sia da commentare un pochino la situazione di Max Allegri. In questi giorni abbiamo letto di possibili avvicendamenti a centrocampo, interessi, giocatori seguiti, caccia un centrocampista a gennaio. Ma io credo che prima di tutto, al di là del fatto che certamente a centrocampo la Juve avrebbe bisogno di un innesto di grande qualità, credo che ci si debba anche soffermare e si debba ragionare sulle parole di Massimiliano Allegri. E allora lo facciamo qui sul mio canale. Prima però, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata. E sono certo che potrebbe essere di vostro gradimento. Perché dico questo? Perché so che oltre il 50% di coloro i quali seguono questo canale non vedono l'ora arrivi il giorno in cui Max Allegri non siederà più sulla panchina della Juventus. Voglio altresì sottolineare, come ho fatto in passato, che questa è una spaccatura, chiamiamola equa, nel senso che ci sono gli allegriani, gli anti-allegriani, ci sono coloro i quali non vedono l'ora che levi le tende, ci sono altri i quali invece lo sosterranno fino in fondo. E tutti uniti dalla stessa parte. Queste sono parole importanti, dichiarazioni importanti rilasciate ieri in conferenza stampa post Juventus Lecce, quelle di Max Allegri, e per quanto io possa essere un anti-Allegri, possa essere contro Massimiliano Allegri, ritengo che siano parole che vadano seguite, nel senso che a prescindere da quello che si possa pensare di Max Allegri, tutti, e lui ha messo in mezzo tifosi, stampa, giocatori, chiaramente società, devono remare dalla stessa parte, perché la Juve ha un obiettivo che non può assolutamente mancare, che è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Queste sono parole che sono assolutamente condivisibili dal sottoscritto, ma credo da tanta parte della tifoseria. Purtroppo negli ultimi giorni ho letto anche diversi di voi augurarsi sconfitte sonore per veder sollevato dall'incarico Allegri. Ora io vorrei portarvi così con i piedi per terra. So che la cosa non vi fa piacere, non vi farà piacere, ma voglio che siate consapevoli del fatto che Allegri 99,99% andrà in fondo a questa stagione, a prescindere da come questa stagione potrà andare. È chiaro che se da oggi cominciasse a perdere e le perdesse tutte di qui a dicembre, forse qualcosa potrebbe accadere, ma non credo che sarebbe il bene della Juventus, perché la Juventus, se noi vogliamo il bene, a parte che mai augurerei il male alla Juventus e quindi sconfitta la Juventus, ma se vogliamo il bene alla Juventus non è pensare di perdere ora per levarci Massimiliano Allegri quanto prima, è quello di qualificarci alla prossima Champions League, perché la mia sensazione, corroborata anche da fatti che adesso vi espongo, è che Massimiliano Allegri sarà per l'ultimo anno seduto sulla panchina della Juventus. Al di là delle parole, quelle proferite anche ieri in conferenza stampa, tutti uniti per un unico obiettivo, dobbiamo prendere la Champions. Al di là di quelle rilasciate più volte nei giorni, nelle settimane passate, ho accettato una sfida, quella di tornare alla Juventus, ben sapendo le difficoltà, e me ne andrò soltanto quando avrò, o meglio, me ne andrò non soltanto quando, me ne andrò quando avrò consentito ad una Juventus ringiovanita di potersi ricostruire un ciclo, un futuro. In tanti potranno obiettare, ma questo è e questa è la situazione. E non dimenticatevi un fatto fondamentale. Massimiliano Allegri è all'ultimo anno di contratto, tolto quello che sta vivendo ora e che andrà fino a giugno, è all'ultimo anno di contratto. Non inizierà la stagione con il contratto in scadenza. E personalmente credo che anche nella dirigenza, capeggiata in questo caso dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che pure
è entrato, lo ha detto lo stesso Massimiliano Allegri, tra l'altro c'è una bellissima intervista di Pardo che potete trovare sull'emittente DAZN a Massimiliano Allegri, la trovo molto bella, dico la verità, molto bella, al di là del fatto che ti possa piacere o meno Allegri, è un'intervista molto bella, da cui puoi anche diciamo estrapolare situazioni che servono anche per analizzare quello che potrebbe essere il futuro. E quindi credo vivamente che Massimiliano Allegri, nonostante lo abbia detto lui stesso, che giunto lì si è posto bene, si è inserito bene perché si è entrato in punta di piedi, ha saputo farsi voler bene, ha saputo soprattutto collaborare e quindi a creare fondamentalmente un rapporto di lavoro collaborativo proprio con l'allenatore. Questo non significa che le idee di Cristiano Giuntoli siano diverse da quelle di Massimiliano Allegri sul concetto di calcio, sul concetto di ciò che la Juventus attraverso la proprietà ha deciso di perseguire, proprio firmando un contratto pluriennale importante al direttore tecnico Cristiano Giuntoli. E quindi tutti insieme dalla stessa parte. Io credo che su queste frasi, per quanto possano ad alcuni non piacere, bisogna insistere, bisogna orientarsi, perché i fischi del primo tempo dell'Allianz Stadium contro il Lecce parlano di una tifoseria chiaramente delusa dalla qualità del gioco, chiaramente delusa dal fatto che in casa con il Lecce non c'è Juventus che tenga, non c'è Massimiliano Allegri che tenga, la Juventus deve andare a vincere. È una Juve che non gioca bene, è una Juve che non piace, è una Juve che fa un passo in avanti e ne fa due indietro per poi magari stabilizzarsi, ne fa uno in avanti e ne fa altri due indietro. Insomma, è una Juve che purtroppo ci ha abituato in questi ultimi due anni, tre con quello che stiamo, che abbiamo iniziato, che andremo a vivere, a farci soffrire perché siamo tutti scontenti della qualità del gioco, siamo tutti scontenti del fatto che molto spesso non riusciamo a vivere serenamente anche sfide che sulla carta, ma non solo sulla carta, dovrebbero essere molto più abbordabili per la Juventus, perché quando giochi contro il Lecce, per quanto il Lecce fosse squadra imbattuta, per quanto il Lecce avesse messo in difficoltà squadre come la Lazio, mi pare la Fiorentina, insomma, per quanto il Lecce avesse fatto bene, resta pur sempre una provinciale, una squadra che a Torino contro la Juventus deve arrivare con il grande timore di uscire con le ossa rotte. Invece la Juve, per mancanza di quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, manca di leadership, e quella leadership ce l'ha un giocatore come Federico Chiesa, un giocatore che in tanti volevate partisse, se ne andasse perché non valeva i soldi spesi. Io credo che invece Federico Chiesa sia un giocatore fondamentale per la ripartenza Juve, si deve puntare proprio su giocatori come Federico Chiesa, e assieme a lui ovviamente ne devono crescere altri, ma lui ha sicuramente il DNA giusto per trasmettere quello che vuol dire la fame, la voglia di venirne fuori, di emergere, di riportare la Juve dove merita di stare, perché questa Juve non è la Juve che tutti quanti conosciamo proprio col nome Juventus. È una squadra timorosa, una squadra che non ha un'identità, una squadra che soffre e va in difficoltà quando emergono le prime difficoltà. E allora adesso tutti uniti, come ha detto Massimiliano Allegri, perché non perché io debba difendere Allegri, lo avete capito, credo che io di essere stato chiaro più e più volte, io analizzo, valuto ciò che avviene oggi, ciò che avverrà domani e parlo di quello che avviene in questo momento. In questo momento credo che per quanto io sia deluso, perché non trovo continuità in ciò che speravo, quindi in una Juve più verticale, più aggressiva, in una Juve che voglia esprimere un gioco diverso rispetto all'anno scorso, resto però convinto che si debba sostenere la squadra, i ragazzi, che non credo remino contro o remino per rimanere fuori dalla prossima Champions. Allora, col supporto di tutti, dobbiamo conquistare quel diciamo traguardo, perché poi, a prescindere da tutto, resto convinto che questo sarà l'ultimo anno di Massimiliano Allegri, e le parole sempre più ascoltate nel corso delle sue conferenze mi fanno pensare proprio in questa direzione. Ultimo anno di Max Allegri, che andrebbe in scadenza e non dovrebbe essergli rinnovato il contratto, dato molto oneroso, 7 più 2 di bonus, lasciamo stare i 2 di bonus che non avrà mai percepito in questi anni e che non percepirà molto probabilmente nemmeno quest'anno, ma restano comunque 7 milioni di euro importanti per un allenatore che obiettivamente dopo 3 anni a questa Juve ha dato troppo poco per poterne parlare in termini entusiastici per quello che era stato il suo primo ciclo. Poi ognuno avrà sempre la sua idea, ognuno la penserà sempre come vuole, ma tutti uniti tiriamo verso il traguardo, l'obiettivo di conquistare la prossima Champions, e questo dovrebbe essere l'ultimo anno di Max Allegri. Ditemi la vostra, commentate
ditemi quello che pensate e se effettivamente è così tragico dover pensare di remare tutti dalla stessa parte e poi a giugno magari le strade si separeranno. Ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve!